Martedì 14 settembre 2021 vi parlo dallo spazio espositivo Cavour 85, che come i telespettatori ricorderanno da qualche tempo ha raddoppiato i suoi spazi espositivi, perché oltre alla storica sede della quale vi stiamo parlando se ne è affiancata un'altra 100 metri più avanti, sempre nella via Cavour al numero 113. Entrambe le sedi espositive oggi sono tappezzate, le pareti delle sedi espositive tappezzate da opere ispirate soprattutto dalla Divina Commedia, ma in generale dalla figura di Dante Alighieri. Infatti, per celebrare i 10 anni di attività, Maurizio D'Annibale e Daniel Villicana hanno deciso, sebbene a causa della pandemia questo decennale sia slittato fino al 2021, per ricordare questa lunga cavalcata di 10 anni che ha visto esporre qua in via Cavour artisti prestigiosi non solo del territorio, ma Daniel e Maurizio ogni estate vanno negli Stati Uniti, che è il paese d'origine di Daniel, a fare un lavoro di scouting e a cercare artisti da portare qua in Italia, nel cuore del centro storico di Arezzo, a 2 passi dagli affreschi di Piero della Francesca. Era necessario questa lunga presentazione per ricordare perché questo evento si tiene in occasione di questa importante ricorrenza per Maurizio e Daniel. Vi ricordo che ci sono stati 2 mostre precedenti a questa, che hanno insieme a questa completato una trilogia letteraria. Abbiamo iniziato con Baudelaire, abbiamo proseguito con Shakespeare, e questa trilogia non si poteva concludere se non con un omaggio a Dante Alighieri nel 700° della sua scomparsa. Ora lascio la parola a Daniel, che vi presenterà le 2 mostre, anche se è un'unica mostra, ma è dislocata su 2 sedi espositive pur vicine ma separate, e poi ci ricorderà anche quali saranno i prossimi obiettivi che si sono prefissi Daniele e Maurizio dopo questo grande sforzo organizzativo che li ha portati a raccogliere le opere di una selezionatissima serie di artisti non solo di Siena ma di tutta la Toscana. Volevo per primo ringraziare, è veramente sempre un onore essere qui con Fabrizio. L'ultima volta ero molto stressata e volevo rilassarmi un po', ma abbiamo fatto uno sforzo grande di aprire questa seconda sede, e siamo in un momento dove ho tanta voglia di espandere e ho speranze, grandi speranze che gli artisti sono con me e con Maurizio. Lo so che è così, il mio cuore è... Questo l'hanno dimostrato, perché le 3 mostre sono state partecipatissime dagli artisti, quindi le vostre proposte sono seguite, sono apprezzate, soprattutto avete dimostrato in questi 10 anni di essere dei galleristi affidabili, che non è una cosa di tutti i giorni. Per adesso voglio ringraziare ogni artista che hanno partecipato nelle nostre mostre, che sono oltre 100 in 10 anni, che ora siamo a 11. Ci siamo divertiti da morire, abbiamo fatto vedere al pubblico non solo arettino della città di Arezzo e intorno, ma in Italia, in America, perché siamo riusciti a interessare giornalisti. Fabrizio Borghini, che veramente Toscana Cultura è un gioiello, una cosa così importante, che loro crescono, hanno la rivista La Toscana, cioè hanno tante cose che stanno ogni giorno migliorando su Facebook. Ci stiamo divertendo tutti quanti, ma è più di divertirsi, stiamo creando un modo di poter lavorare, vendere le nostre opere e lavorare come galleristi, artisti, giornalisti. Questo mi viene veramente, non potrebbe essere più contenta, perché io sento che davvero c'è crescita, è la voglia di crescita. Tanti parlano di questo discorso del nuovo rinascimento, ma io ci sto, io sto lavorando tantissimo,
insieme a Maurizio, insieme a voi artisti, insieme a Fabrizio Borghini, insieme a Michele Foni, insieme a tutte le persone che vengono, Maria Giovanna Cuttini, che è storico dell'arte, prima c'erano anche Marco Botti, che è giornalista eccellente, che ho lavorato con lui dall'inizio, e Matilde Puleo, un'altra bravissima critica d'arte, che Lilletta Fornassari, che Lilletta è un gioiello, cioè io la chiamo la regina della città perché è bravissima e lei ama gli artisti. E tutti quanti in questo momento in Arezzo ci sono quanti eventi per l'arte, è magnifico per Dante, stiamo tutti quanti celebrando Dante e sono così felice con mio marito di far parte e creare una bella mostra. Invitiamo tutti di venire, guardare, certamente vi dico selezionate qualcosa, comprate qualcosa, cioè è così che si fa rimanere vivi questi artisti, perché costa tutto, cioè per creare costa, e più che altro il bello è quello, loro creano e voi decorate le vostre case. E niente, per il futuro noi andiamo in America e poi si torna. Sto lavorando su dei progetti speciali. Pregate per me, pregate per Maurizio, però pregate, perché ci sto lavorando su un progetto, questo progetto di Paradise for Artists. Ci credo tanto e presto avrete più notizie. Voglio ringraziare tutti, Lorenzo Prodezza che è qui col fotografo, tutti i nostri fotografi, insomma, Claudio Vinci, ci sono stati tanti, posso ringraziarvi veramente per 10 anni di eccellenza nostra nel nostro piccolo qui e nella città di Arezzo. Un applauso, vedi, è scattato spontaneamente dal pubblico che ora magari i telespettatori non stanno vedendo perché si trova alle spalle del nostro camera. Allora ricordiamo ai telespettatori, poi raccoglieremo, spero, qualche sensazione, qualche ricordo fra il pubblico di questi 10 anni d'attività. Allora ricordiamo che la mostra in omaggio, il titolo l'ha scelto Maurizio, è un tratto, è una metafora, diciamo, nel mezzo del cammin di via Cavour ci ritrovammo in una collettiva luminosa, che ovviamente allora la mostra si concluderà il 2 ottobre, sarà visitabile con ingresso libero, ricordalo tu magari Daniel, dal martedì al sabato dalle 16 alle 20, va bene? Gli artisti che espongono sono circa 30, vogliamo leggere velocemente i loro nomi perché ci sono artisti anche conosciutissimi in tutta la regione: Daniele Alfani, Sauro Bartoli, Beatrice Bartolozzi, Carla Basagni, Mario Bettazzi, Paola Bianco, Gianni Bigoni, Vincenzo Calli, Dina Cangi, Paolo Caponi, Giuseppe Ciccia, Antonio Ciccone, Marco Cipolli, Andrea Facchini, Luigi Falai, è una partecipazione alla memoria perché Luigi lasciò una grande impronta con la sua mostra personale qua nello spazio espositivo di Via Cavour. Patricia Ferber, Carlo Fontana, Anna Maria Gagliardo, Giacobbe Giusti, Carlo Lanini, Sabrina Livi, Maria Magdalena Ciacco, spero, Patrizia Manni, Vittoria Marziari, Susan Moss, Dario Polvani, Eliana Sevigliano, Christopher Zlatov, Rita Vestri, Lido Valentini, Maurizio Valentini e Daniel Villicana d'Annibale, che ha due bellissimi quadri, direi di magari proporli ora, perché Daniel per 10-11 anni ha sempre promosso gli altri artisti, magari qualcuno si è dimenticato che lei stessa è un'artista, è partita come artista, e il grande amore per il mondo dell'arte e per i suoi colleghi artisti l'ha portata anche generosamente a condividere questi spazi con tanti amici e colleghi. Michele Foni è un organizzatore di esposizioni artistiche, quindi è la persona più indicata per evidenziare i meriti di Daniele e Maurizio, perché fanno la tua stessa attività e quindi frequentandoli avrai avuto modo di apprezzare anche il loro lavoro. Sì, l'ho apprezzato da subito, preciso subito che loro sono dei professionisti e io no. È vero che ho grande esperienza in questo, ma quando Daniel Villicana d'Annibale
si è avvicinata alle mie mostre, ho capito che avevo di fronte una persona non comune e dopo lei ho conosciuto Maurizio. Sono due persone che hanno un grande carisma e ce l'hanno a priori, e quando si ha la pretesa di coordinare tante persone in quello che sia il settore, bisogna avercelo un carisma. Loro ce l'hanno, l'hanno messo a disposizione di questo mondo che conoscono bene. Lei è una pittrice e una, come dire, un'artista, direi completa, molto moderna. E la collettiva che oggi potete vedere ancora per molti giorni è straordinaria, perché parlare di Dante vuol dire parlare dello scrittore che più di tutti appartiene alla civiltà dell'immagine, perché quando si pensa a Dante ci vengono in mente subito delle immagini, che siano del paradiso, dell'inferno, del purgatorio, della figura femminile. Fateci attenzione, questo accade con Dante molto di più che con altri autori, e quindi aver invitato a celebrare Dante è un'operazione nobile che ci restituisce, con tanti autori in maniera multiforme, una creatività formidabile. Non ne posso citare nemmeno uno, ci sono alcuni miei preferiti, ma direi che in questo grande concerto diretto da Daniel Villicana d'Annibale finiscono tutti per fare proprio la loro bella figura.